Ciao a tutti, bentornati nel canale, benvenuti in un nuovo video. Allora, qui vedete tutti questi colori di Madame Glam perché stanno festeggiando il loro quinto anniversario di nascita, insomma, della ditta e mi hanno voluto mandare tutti questi colori che fanno parte della linea Perfect Collection. Il bianco e il nero, dunque no, il nero già ce l'ho un nero e questo non l'ho aperto e neanche ve lo swatcho perché è un nero comunque molto bello, molto coprente. Mi hanno mandato anche una bella magliettina che vi faccio vedere, eccola che vi faccio vedere indossata e è una bella maglietta, devo dire, di un bel cotone, Born to be Perfect come il nome della linea e dietro Madame Glam New York, il nome della ditta. E dunque, eccoci qua, siamo arrivati alla stesura dei colori. Qui vado molto velocemente perché potrebbe essere noioso. Allora, vi dico che il bianco è un bel bianco coprente, abbastanza pastoso e quindi fa il suo lavoro. Poi abbiamo il Perfect Gold, che è un dorato molto pieno con dei glitter fini fini fini. Ed è molto, come vedete, molto molto pieno. È leggermente trasparente alla prima passata, ma poi alla seconda diventa bello coprente. Così come anche il silver. È leggermente questo silver, questi dorati, secondo me sono un'ottima base per poter mettere poi magari glitter più grandi sopra, così che non si vedano trasparenze di colore sotto. Andiamo poi avanti con il Perfect Purple e questo è, come vedete, non troppo pieno come gli altri colori, ma secondo me lo fanno apposta perché voglio dire, se gli altri sono pieni, che cosa gli costerebbe farli tutti uguali? Invece, secondo me, questo vuole essere tipo un colore un po' pastello. E poi abbiamo il Perfect Green. Questo, guardate, ragazze, è una pasta, cioè veramente. È proprio pastoso, coprentissimo, non lascia una riga e io devo dire che questi colori hanno il loro perché. Abbiamo poi il Perfect Red e questo è un rosso che mi permetterà di buttare altri colori perché con questo rosso secondo me risolvo. Sembra leggermente aranciato in video, ma non lo è assolutamente. Quindi questo mi piace tantissimo. Il Perfect Yellow, appena l'ho visto, pensavo che fosse un po' neon, invece no, è proprio giallo. Guardate, non so come descriverlo, è un giallo bellissimo, anche lui molto coprente, ma non è neon. E questo poi è uno dei miei favoriti in questo momento, cioè, guardando fra questi colori, questo blu l'ho già usato 2 volte. Unghie vere e è bellissimo, è veramente bellissimo. Anche lui pastoso e coprente alla prima passata. Questo pink, Perfect Pink, anche lui, vedete, sono tutti belli pastosi. Quindi quando trovo qualche colore che è leggermente sheer, secondo me è fatto apposta in quel modo perché insomma. Sono tutti coprenti gli altri e quindi deve essere per forza fatto apposta. E poi abbiamo un colore, secondo me, un po' invernale, quindi in questo periodo non credo che lo userò molto, ma d'inverno anche lui sicuramente lo userò perché è un bel marrone, non è troppo caldo, a me non piacciono troppo i marroni caldi. E poi il Perfect Orange, questo sì, è abbastanza neon. Questo è, insomma, è bello forte, è bello potente, guardate con la doppia passata poi. Diventa super coprente e dal vivo purtroppo sono anche più belli da come li vedete. Ed ecco qua, questi sono tutta la linea Perfect stesa e comunque io ragazzi, che dire, questi colori meritano, questi prodotti meritano. Lo so che sono un po' costosetti, però è vero pure che meritano, è vero pure che abbiamo un codice sconto, Valentina M30, ve lo lascio giù poi anche il link diretto e il codice scritto nell'info box e vi lascio anche il video qui in alto a destra e ve lo metto pure giù nell'info box. Un video dove alla fine di quel video vi faccio vedere come fare un ordine proprio sul sito perché potrebbe non essere facile per qualcuno e invece vi faccio vedere come fare e vi faccio vedere che è abbastanza semplice.
Allora, adesso qui sto andando a simulare le cinque dita di una mano e vi faccio vedere cosa faccio con questo bellissimo blu. Veramente non lo so descrivere questo blu perché non è azzurro, non è blu profondo, forse è un... non lo so, non sono brava nel descrivere i colori. Però questa praticamente è come sarebbe un'unghia. Quindi sto andando a fare le due passate, poi vado in lampada e sigillerò. Invece qui sto usando un altro di un'altra linea, sempre di Madame Glam, che è il Dream Diamond, ve lo feci vedere nell'ultimo video haul. Questo veramente è bellissimo. Alla prima passata sembra, si vede, è abbastanza trasparente, ma quando faccio la seconda passata con il pennello un pochino più carico di prodotto, ecco qua che la magia avviene. E viene, anche questo l'ho usato su unghie vere. Vediamo se vi metto una foto qui da qualche parte di queste unghie che ho fatto. E l'ho usato su unghie vere e veramente è bellissimo. Veramente è bellissimo, è inutile che mi sto a dire. E qui ho fatto due passate del Perfect Blue e poi con il Dream Diamond sto andando a fare una semplicissima sfumatura che parte dalla cuticola. E comunque questo effetto visto, rivisto e stravisto, però è sempre carino perché il glitter a me piace. A me e a tantissime di noi il glitter piace comunque in tutte le salse. Qui c'è anche Gaia che vi saluta. E quindi fatto questo andrà in lampada e sigillo. Adesso con il Perfect White vado a fare una semplicissima nail art, quindi sto andando a mettere il prodotto sulla punta un po' obliquo e con il pennello, questo per le sfumature, questo spelacchiato, chiamiamolo così, vado a sfumare leggermente il bordo, ma una cosa molto, molto semplice senza prestare neanche troppa attenzione. E poi vado ad utilizzare un pennello lingua di gatto, mi sembra che sia un numero 2 questo che sto utilizzando, per praticamente pulire dal bianco. Vedete, semplicemente appoggio il pennello e tiro, e quindi il pennello si porta via il colore. E una volta fatto questo, vado in lampada. Ah no, è un 3 il pennello, avete visto dalla... ecco, qui si vede, è un numero 3. Comunque un 2 e un 3 vanno bene lo stesso. E vado in lampada, scusate, con il gel colla vado ad attaccare dei brillantini. Faccio una specie di fiore, quindi con un brillantino più grande centrale e poi intorno vado a mettere questi più piccolini. E poi andrò in lampada ad asciugare il gel colla. E quando poi pensavo di aver finito, guardavo questa tip e ho detto: beh, oddio, però mi sembra che manca qualche cosa. Mi sembra troppo nuda, incompleta. E allora ho pensato di mettere negli spazi blu, praticamente, ho pensato di andare a metterci il Dream Diamond per dare continuità alla nail art, visto che anche su altre unghie c'è questo bellissimo glitterato. E allora così semplicemente con un pennello sottile sottile prendo un po' di prodotto direttamente dal pennellino della boccetta, insomma, e vado poi a riempire questi spazi. Come vi dico sempre, io non sono molto brava nel disegnare, nelle nail art, e quindi cerco sempre di fare qualcosa di semplice,
magari ecco mettendoci dei glitterini che fanno sempre molto effetto e quindi questa anche è una nail art abbastanza semplice, veloce, perché per me l'importante è anche quello che sia veloce da fare e niente, e questo è un disegnino carino che già è stato avvistato e già lo vogliono fatto sulle unghie. E quindi questo è il mio video per ringraziare Madame Glam per avermi mandato tutti questi colori che sono veramente bellissimi. Questo è il risultato finale di queste tip. Partendo da sinistra, io ho immaginato il pollice e quindi l'ultimo è il mignolo. E quindi grazie per aver guardato il video e ci vediamo alla prossima. Giù nell'info box ci sono tutte le informazioni. Un abbraccio grande, ciao!